Ciccioni, il forno di Ciccioni. Il forno di Ciccioni. Ma sai perché? Tu sei così buona, fai la pizza, ma buona, hai tanto. Chi c'era? C'era la Paschera. Paschera, c'era una pasticceria meravigliosa. Pasticceria meravigliosa. Quartiere che si è sviluppato sulla riva opposta dell'Arno rispetto al centro originario di Firenze è detto appunto Oltrarno e già nel 300 risulta inglobato nella cinta muraria che proteggeva la città. Il quartiere è universalmente noto per le numerose botteghe artigiane che lo hanno animato e per essere il cuore popolare di Firenze. A raccontarci l'Oltrarno di un tempo saranno due maestri artigiani nati e cresciuti sulla riva sinistra dell'Arno, dove hanno anche imparato ed iniziato a praticare la loro arte. Uno mio padre, per Luigi Farolfi, pittore, decoratore e restauratore d'arte, formatosi collaborando nelle botteghe di Piccardi e di Ponziani, con un passaggio anche per lo studio del pittore Annigoni. All'inizio degli anni 60 aveva la sua propria bottega in via Maggio, strada dove ha anche abitato. L'altro è il suo vecchio amico Carlo Fantoni, per tutti Carlino, da Borgo Tegolaio, lucidatore e restauratore del legno, formatosi da Piumaccio d'Oro in Santo Spirito negli anni 50. Parte gravide, questo parte gravide. C'era il Barbisi prima, c'era la Marisa. Il Bar dei Gravi si cantava poi quando c'era la costruzione. Girato anche su, ecco. Ma non ma è colpa tua, è la grafomania. E abitava il Tronza, i ragionieri. I ragionieri, i servizi. Mugnai, Doratore. Però ora il gatto Doratore, o quella una di queste qua. Sì. Si scendeva giù, sempre tutti i bussolotti là. Qui c'erano i contadini che pigliavano, se tu ti ricordi, a Nolo, le apre e i piani. Lì. E qui c'erano tutti i ciuchi e tutti i ciuchi legati. I ciuchi che poi mangiavano tutte le piante, mangiavano. Infatti rifecero le aiole, dopo un po' non c'erano più da mangiare tutti i ciuchi. I ciuchi dei contadini che venivano da Mantignano, da Ugnano, esatto, venivano da quelle parti là, da Casellina. Buonasera, ciao. Ciao. Buongiorno. Come va? Tutto bene, lei? Dove tu sei, sì? Io? Sei di Piazza Santo Spirito, sei nato qui te? No, nato no. Dove sei? Ma dove sono sei quasi nato? Cresciuto qui. Dove sei nato, sì? Dove sei nato? No, io sono nato in Venezuela. Era, senti, là, un po' lontanino a venire a piedi. Un po' lontano. A venire a piedi dai Venezuela. C'aveva una macchina del caffè, sembrava un monumento. Sì. Non so se tu la viste. Oh no, anche questa c'è una storia, guarda. Ma la macchina per fare espresso. C'è la storia anche quella, sì, la stadera. Sì. Ciao. Bueno, ciao. Era questo. Sto facendo modelli per i cappelli. Modelli in legno per girarci i cappelli di feltro. E c'erano il pialetto tondo. E questo legno lo facevano, ecco, il pastrengo, sì, e quei calibro sempre a misurare, poi levavano. Ma facevano anche le forme per le scarpe. Esatto, tutto. E qui c'era quella che dava le banche e le aprano. Io voglio sapere chi c'era lì, Farolfi. Cipaiolo. Bravo, sette qui. Voglio pigliare un diecino e vado a sette, capito? Il cipaiolo, un diecino di marron secchi oppure un diecino di susine acerbe. Esatto. Dai, mamma la vedeva più a ceci, i fagioli, con l'occhio. Grande Santo Spirito. Lì c'era il macellaro. Pancini, Grappolini e... Grappolini e Pancino il tornitore. Eccolo qua i Pancini. Sì, e qui c'era il pizzicagnolo, vediamo dove siamo. Il tornitore. Il tornitore era grande, eccezionale. Io mi fermavo sempre a guardare. Sai, il tornitore fa il tondo, è abbastanza semplice. Però per l'ovale avevano le maschere, per cui facevano gli ovali tutte le misure. È difficile fare l'ovale. È molto difficile fare l'ovale. Fare quando faceva gli ovali e mi metteva qui, mi faceva così, su,
Che sentiva fuori locale. Che aveva la bottega settata. Chi l'aveva? Sì, con le cornici. Era quasi sulla strada. Sulla strada. Le cornici grandi, lei usciva fuori la bottega. E me mi metteva, mi diceva, Carlino, dammi un occhio. Va bene, e lui torniva, va bene. Sicché si vedeva questa cornice che usciva fuori dalla bottega. E la gente si fermava a vedere la cosa veramente. Case basse. Case basse, fissi. Case basse. Che faceva la roba anche. Lombarda Veneta. Lombarda Veneta faceva anche i bombato. Esatto, a doghe, sì. Tutti i radicati, c'era radicatori, c'era, c'era tutto qui, tutti i ragazzi. Qui c'era Case Basse. Sì? Sì, questi erano tutti i lavoratori. E c'era Cencino, c'era lucidatori, radicatori, sì, tutti i ragazzi. Qui c'era Ginaccio, il lupinaio. Ah, quello che era sempre... Col casino dei lupini. Cioè, i lupini li metteva il sole là. Sì, lì c'era una serie di ragazzi che quello radicava, perché facevano i mobili lombardi centinati, bombati. Poi c'erano i ragazzi che gli fidavano le cornici. Poi c'era quello, il preparatore. C'era il preparatore, esatto, che preparava e via, questo, e mandava a intagliare le cornici. Preparava il grezzo. Poi veniva l'intagliatore che prendeva i pezzi, le intagliava, va bene, poi le riportava e si rimettevano a posto. Li montavano e poi li mandavano ai doratori. Anzi, li mandavano al mannitore e poi li mandavano ai doratori. Doratore a oro falso o a oro zecchino, secondo la qualità dell'oggetto che, o la richiesta anche se volevano. Io c'era che lo vende la febbra. Davvero? Bravo! Qui? Guarda! Per il macellare se ne arrivi, farò il figlio. Sai, ma sì, sì. Il popolo sapeva un corno che voleva dire via. Era peora. Peora era. Oh, era grassa, era grassa di detto e di fatto. Nutriva, ecco, era molto nutriente. Secondo te Faraffi come nutrimento è che gli era meglio? Il brodo di srippo o la peora? Brodo di srippo. Brodo di srippo. La peora lo devi digerire, il brodo di srippo va giù bene. Ah, giù, giù. Se ci metti il riso il cavolo Faraffi, no, no. Anni sto qui con i nonni, lavoravo qui. Io lavoravo dai malerotti al Piumaccio d'Oro. Io c'ho il banco di frutta dai 47, mio babbo, il Santo Spirito. Chi? Chiamo Marcellino io, forse siamo visti in piazza. Perché tu stavi? Stavo più avanti. Ma le ha fissate le palle asino. Che altezza non stava? Ma io stavo ai 32 lì. Era Tito accanto a me. Tito, senza campo? Sì. E io mi montavo la pesta nel carrozzino lui. Però una cosa che io ho fatto... Ma cresciuto io. Vedi che facevi il bianco? Sì. Che lei la cantava. Facevi il bianco con la vasca a bagno che ne hai gesto. Oh, qui gli ammannitori. Gli ammannitori c'erano. Gli ammannitori. Sì, sì. In Piazza Tasso. Piazza Tasso. Sì. Bevevano sempre questo caldo. Sì, sì. Avevano un modo da ammannire. Ma pure. Matrioti. Con il gesso fumante, fumo, si schianava così. Quindi li portavi la roba a mannire, avevano sempre questi pentoli di gesso bollente e buttavano sopra che si spianava da sé. Quando era freddo era liscio, non c'era bisogno neanche di scartare. Però lui ci si rende che c'aveva le reti metalliche, sì, che le battevano tun sotto, capito? Quando facevano piano li battevano, venivano di San Liscio in mano. Guarda che c'era. Qui c'era il bastone. Qui. Bastone. Bastone dove c'erano. C'erano di soldi, ma toppa. A quei tempi c'erano una toppa. Qui c'erano una toppa in via di Leone. Via il Leone. In via Vallotti. Praticamente dappertutto. Sì. Qui siamo in via il Dragosoro. C'era Lugolini. Lugolini, il fonditore. Il fonditore. Fratelli Lugolini. Fratelli Lugolini, c'erano là. Davvero?
lumiere, maniglie, va bene Luigi, tutto quanto. Candelabri, tutto quanto. Veramente. Qui. C'era Ludolini, c'era i fratelli Ugolini, i fratelli Ugolini, sì. Come bronzisti c'era sì. Loro, c'era quello che siamo passati. Ciao, allora. Qui praticamente l'esperienza bellissima è stata vedere fondere a terra e a cera persa. Io l'ho visto, a cera persa, è una cosa fantastica. Perché facevano sulle staffe con la terra esatto. Sì. È una cosa bellissima. C'aveva la buca in terra, faceva il fuoco. E ci buttava tonero. Fondere il metallo. Era tutto nero. Quando il metallo cose, con il romaiolo tirava. Cose bellissime. Nelle staffe. C'era il buchino. Via. Cose che si vedono più purtroppo. No.